Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Nell'ultimo periodo abbiamo parlato di background, retroscena, sia per quanto riguarda i personaggi giocanti dei giocatori, sia per quanto riguarda i PNG del Master. Tutto questo è propedeutico poi all'argomento che andremo a parlare nel finale di questa stagione. Ci sono però ancora un paio di cose da dire, quindi un paio di video a riguardo. Cominciamo questa settimana andando a parlare di qualcosa che apparentemente ha poco senso, ma in realtà una volta viene detta è banale. Cioè il fatto che le motivazioni degli antagonisti e i background dei giocatori hanno un loro punto di contatto di cui il master deve tenere conto, e tutto questo ovviamente riguarda le motivazioni. Quindi questa settimana andiamo a parlare di motivazioni interne e motivazioni esterne. Su cosa si intenda quando si parla di motivazioni all'interno del gioco di ruolo abbiamo già parlato in un altro video, quindi non starò a ripetermi. Se dovete andarlo a recuperare, ve lo lascio come sempre qua in alto, guardate quel video e poi tornate qui. Questa settimana invece introduciamo un nuovo tipo di classificazione delle motivazioni. Come ho detto prima, le motivazioni si dividono in due macro categorie: le motivazioni interne e le motivazioni esterne. Detta molto semplicemente, le motivazioni esterne o motivazioni estrinseche sono quelle che dipendono da fattori altri rispetto al personaggio, che si tratti di personaggio giocante o personaggio non giocante. Ad esempio, il PG vuole andare a fare la quest di salvare la principessa perché gli è stata promessa una ricompensa, oppure vuole andarsene dal suo villaggio perché è ricercato dalle guardie e non vuole essere arrestato. Di per sé il personaggio non farebbe queste cose, ma le fa perché c'è una forza esterna che lo spinge a farle. Le motivazioni interne o intrinseche, al contrario, arrivano proprio dall'interno del personaggio. Il personaggio andrà a salvare la principessa perché ritiene che sia la cosa più giusta da fare, o vorrà andarsene dal suo villaggio perché ritiene che si vive meglio da un'altra parte. Non c'è nessuna forza esterna che spinge il personaggio fa queste cose perché lui le vuole fare. Questi aspetti della teoria delle motivazioni sono presenti in tutte le forme di letteratura e in realtà sono anche una branca della psicologia, esistono anche nel mondo reale. Voi stessi in questo momento magari state guardando questo video perché vi interessa l'argomento o perché volete confrontare i metodi di masteraggio che uso io con i vostri, queste sarebbero motivazioni intrinseche, oppure avete i vostri giocatori si sono lamentati del fatto che gestite male i PNG e avete cercato su internet qualcosa e questo è il primo risultato che vi è saltato fuori. Questa sarebbe una motivazione estrinseca. Quando parliamo però di motivazioni interne ed esterne nel gioco di ruolo tradizionale, quello che è importante sottolineare è la differenza di origine di queste motivazioni. In pratica sarà compito del master fornire la motivazione esterna per l'intero party, mentre ogni singolo giocatore dovrà fornire la motivazione interna del proprio personaggio. La motivazione interna del personaggio sarà ovviamente stabilita all'interno del suo background, mentre la motivazione esterna dipenderà dal tema e quindi dall'arco principale della quest o della campagna. E ovviamente entrambe queste motivazioni dovranno essere coerenti tra di loro e con l'ambiente della campagna. Questo l'abbiamo detto più volte, la quest e i personaggi non esistono separatamente, vanno a formare un unico insieme coerente. Questo è uno degli aspetti più importanti della progettazione
della quest o della campagna, ed è qualcosa che il master e i giocatori devono assolutamente fare assieme. Sì, probabilmente qualcuno qui ci resterà male, ma no, non è possibile creare le quest e i personaggi che devono svolgerle in maniera totalmente indipendente e poi metterle assieme e sperare che funzionino. Semplicemente non ci sarebbe lo stimolo a tenerle legate, a meno che le quest e anche i personaggi non siano così disarmantemente banali che a quel punto fondamentalmente sia la storia che le motivazioni dei personaggi sarebbero ininfluenti sul gioco, che di per sé non è qualcosa di scorretto, ma a questo punto tutto questo lavoro si potrebbe saltare. Evidentemente l'interesse che si ha in quella campagna non è sulla storia, ma magari è su altro. Anche di questo abbiamo già parlato. Ci sono molti motivi perfettamente corretti per focalizzarsi su altro. Magari il party sta semplicemente provando il regolamento, o il party è più interessato alle meccaniche di combattimento, qualcosa del genere. Però la maggior parte delle persone gioca principalmente per la storia, non per le regole. Quindi diciamo che ci concentreremo su questo. Se non è questo il focus della campagna che state facendo, questa parte può essere saltata. Vediamo quindi come integrare bene questi concetti. La prima cosa da fare sarà quindi stabilire qual è la motivazione esterna in base al tema della campagna. Questo ovviamente sarà da discutere tutti assieme durante la sessione 0. Di cosa sia una sessione 0 ne abbiamo già parlato, vi lascio qui il video se dovete andarlo a recuperare. Ma non perderò tempo oltre. Una volta che la motivazione esterna è stata stabilita in base al tema della quest concordato, sarà poi compito di ogni singolo giocatore decidere quale sarà la motivazione interna del proprio personaggio, sempre rimanendo coerente con quello che è stato deciso in sessione 0. Potenzialmente i giocatori potrebbero decidere le motivazioni dei loro personaggi per conto proprio da soli, ma in realtà sarebbe comunque meglio che anche queste venissero discusse tutti assieme. Sia perché magari alcuni personaggi potrebbero avere motivazioni abbastanza simili da essere accorpate, magari entrambi i personaggi stanno facendo la quest per lo stesso motivo, sia soprattutto per evitare che si vengano a generare motivazioni interne mutualmente esclusive. Cioè, per evitare che ci siano personaggi all'interno del party che abbiano delle motivazioni che siano in contrasto diretto con le motivazioni di qualcun altro. Qualcuno è partito all'avventura perché vuole salvare la principessa e qualcun altro è partito all'avventura per uccidere la principessa. Tecnicamente a questo punto anche il master potrebbe procedere da solo, sa qual è il tema, sa qual è la motivazione principale, può mettersi a scrivere la quest. Ma anche lui sarebbe meglio che continuasse a lavorare insieme ai giocatori, sia per avere un ruolo di supervisione della motivazione, sia anche perché queste singole motivazioni dei giocatori possono essere prese e trasformate in temi minori all'interno della campagna, quelle che vengono normalmente definite le quest personali o le side quest. Questi argomenti apparentemente sono molto complessi, ma in realtà non è qualcosa di intrinsecamente difficile. Devono semplicemente essere sempre tenuti a mente quando si comincia a progettare una campagna e serve pratica e reiterazione perché vengano applicati in maniera naturale sia dal master che dai giocatori. Non è qualcosa che vi deve spaventare, ma è qualcosa che dovete ricordare e impratichirvi. Per la maggior parte si tratta comunque di cose che abbiamo visto singolarmente in video precedenti, sia in questa stagione che nelle scorse. In questo caso, semplicemente tutti gli argomenti confluiscono in un'unica macro strumento della vostra cassetta degli attrezzi del Game Master. Sono cose che dovreste già sapere, semplicemente dovete utilizzarle anche in questo caso. Comunque, come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete tutto nell'area dei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto,
lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. In descrizione trovate i link al gruppo Telegram e al server Discord del canale se volete parlare con il resto della community. In descrizione trovate il link al gruppo Telegram e il server Discord del canale se volete parlare con il resto della community. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.